Siamo alla Mondadori di Nocera Inferiore e da poco è stato presentato il libro di Vincenzo Pepe dal titolo di Lei Plaza di Print Art Edizioni. Un libro che, come dice il titolo, parte da un episodio, un tragico episodio accaduto a Dallas, ossia l'assassinio del presidente Kennedy. Come nasce l'idea di questo libro con questa tematica? Anche se già l'hai spiegato, ma chi ci seguirà non lo può sapere. Ma nasce dal fatto che sono sempre stato appassionato chiaramente degli Stati Uniti d'America, ma anche a un certo punto della mia vita mi sono proprio appassionato a questo caso, questo mistero che dura da per me 30 anni, perché avevo 13 anni quando l'ho scoperto, però dura in realtà da 60 anni. E scavando, quindi attraverso i vari documentari, film, libri, eccetera, mi sono sempre di più appassionato e non ho mai in realtà formato la mia teoria, perché in realtà il libro non ne ha, non ho nemmeno la pretesa di avere teorie in merito, però mi piaceva raccontare quello spaccato di vita di quel giorno americano che purtroppo ha visto morire fisicamente il presidente Kennedy, ma non morire né il sogno americano, e tantomeno la nuova frontiera, forse sarà la nuova frontiera, sì, però il sogno americano non tanto, ha continuato poi nel corso degli anni. Durante la presentazione tu hai detto una cosa molto interessante. Quell'evento, oltre a tantissime altre cose, ha segnato un momento di frattura o di cambiamento. Puoi aggiungere qualcosa in merito a questa considerazione? Ma la frattura c'è stata perché nel corso dei decenni le istituzioni non davano una risposta a quel 22 novembre del 63. Quindi la frattura poi è arrivata proprio come una bomba, se così si può dire, quel giorno, però poi dopo si è alimentata nel corso degli anni, dei decenni, perché la verità non è mai venuta a galla, forse anche sì, ce l'hanno detta, però magari l'hanno nascosta in mezzo a tante ipotesi. Tu sei un giornalista, stasera in veste di scrittore. È una domanda che io spesso pongo a chi intervisto. Cos'è per te la parola e la scrittura, quindi? Cosa rappresenta? Entrambe le cose, perché quando tu scrivi tu parli, quindi Hai parli ovviamente a tutti quanti. Qualcuno dice che quando uno scrive per se stesso, può anche darsi che sia vero, perché magari permette di sfogarmi la scrittura, però io parlo agli altri, quindi penso che sia una scrittura anche abbastanza, no, chiedo scusa, una scrittura altruista, credo. Tu hai scritto un altro libro precedentemente a questo e hai detto prima che quando l'hai scritto eri solo autore e poi successivamente sei diventato anche giornalista. Anche in quel caso, anche se è un libro completamente diverso rispetto a questo, c'è, e qualcuno te l'ha fatto notare, sempre questa attenzione, questo mondo americano. Io so la risposta, però te la faccio lo stesso. Cosa rappresenta per te l'America? La terra delle opportunità, e magari quella terra che vorrei anche che fosse senza contraddizioni, per l'amor di Dio, anche ovviamente nel mio paese, anche nella mia regione, quindi la Campania, è la terra delle opportunità, la terra del si può fare anche se magari è impossibile, perché magari le occasioni te le crei tu. Ultimissima domanda, hai già in mente qualche nuova storia da raccontare, visto che prima ci hai detto che un libro l'hai scritto in appena 45 giorni e quest'ultimo invece l'hai scritto in un anno, però c'è qualcosa già che ti frulla in testa? Allora, io in passato dicevo in realtà cosa facevo, poi non so, un po' di sfiga, un po' quello, poi non andavo più avanti, Allora, quindi ora lo dico in maniera no, molto comunque ho capito che in casuale. testa c'è C'è qualcosa. qualcosa, però non posso dire cosa. Va bene, allora Vincenzo Pepe di Lei Plaza, Print Art Edizioni, questa sera alla Mondadori e prossimamente in altre occasioni per poter presentare nuovamente questa storia. Ti ringrazio. Grazie a te.